Presentato oggi il progetto Pesca Mari e Miti, il nuovo progetto dedicato al mondo delle attività della pesca e miticoltura, promosso dal Centro di Assistenza Tecnica di Confcommercio Taranto Sistema Imprese. Il progetto Pesca Mari e Miti è infatti finalizzato alla valorizzazione del capitale umano e al miglioramento qualitativo dei sistemi di pesca, prima preparazione del pescato e controllo degli impianti di acquacoltura, maricoltura e mitilicoltura, e si basa su tre principali matrici di investimento: l'innovazione, la formazione e l'informazione. È un settore che ha guardato avanti con grande interesse. È bastato il presidio Slow Food per avere un'impennata e un'attenzione sul nostro prodotto 10 volte quello che già era. La qualità del prodotto di quest'anno ci fa sperare perché abbiamo investito particolarmente. Il lavoro che Confcommercio e tutta la rete d'impresa, togliendo dall'anonimato tante persone che lavoravano con serietà e abnegazione, il rapporto con l'università e il CREA, quindi tutti i centri di ricerca, ci mette nella condizione, e il CNR, davvero di guardare con fiducia al futuro. Chi pensa di lavorare nel sommerso, nel lavoro nero, non avrà spazio perché noi aiuteremo a uscire dal nero e dal sommerso, dobbiamo metterci in regola, dobbiamo evitare questo stillicidio di notizie perché con la nuova amministrazione c'era un lavoro già iniziato, quindi lo dobbiamo solo completare perché il piano delle coste e l'utilizzazione dei mari, sapendo che il mare di Taranto si presta a traffici commerciali, e mi permetto di dire, spero di chiudere l'operazione che da 2 anni sto provando a portare avanti, perché proprio domani c'è un incontro importantissimo sulla utilizzazione delle risorse del PNRR per far partire i traffici della filiera agroalimentare dal porto di Taranto e quindi completare una fase che diventa una catena fatta di tanti anelli, di tante conclamazioni che insieme fanno un sistema economico e produttivo di qualità, di produzioni di qualità e, permettetemi di dire, di rilanciare l'orgoglio tarantino, perché con tutto il rispetto di tutti quanti, il prodotto di quest'anno è eccezionale. Eccellente per le tavole, controllato in una fase che mette davvero il consumatore con la certificazione di avere prodotto di qualità, e chi vende, vendere prodotto di qualità che ha sempre più prezzo rispetto a quello che è il disvalore di un continuo guardare indietro. Quindi sono operazioni davvero particolari, ecco perché la presenza e il fatto che insieme con la comunità locale investire sul futuro guardando ai giovani che devono avvicinarsi per trovare quella sostenibilità economica che deve viaggiare, dico sempre, con la sostenibilità ambientale sulla quale non ci dobbiamo tornare più perché quella ci deve essere a prescindere. È un ennesimo passo in avanti verso quella che è la normalizzazione di alcune categorie nella nostra città, in particolar modo il mondo dell'ittica e della pesca, che ovviamente necessita di un innalzamento anche da un punto di vista della preparazione, dell'informazione e della formazione. Noi non possiamo che essere felici, insomma, di questo attivismo che c'è anche da parte delle associazioni datoriali, in particolar modo di Confcommercio, anche nell'andare a intercettare misure e fondi. Come amministrazione l'abbiamo già fatto anche nella precedente, insomma, tornata in cui abbiamo amministrato e abbiamo, insomma, dimostrato come è importante progettare e proporre perché i fondi europei richiedono questo tipo di iter. Quindi questo è un percorso, noi siamo felici soprattutto del fatto che c'è questa propensione da parte anche degli altri attori del territorio a cercare di intercettare misure e fondi con delle destinazioni specifiche come in questo caso sulla blue economy. Il settore dell'ittica, proprio ieri facevamo una call con il Ministero per il Sud anche riguardo alle bonifiche insieme al signor Prefetto, a Sua Eccellenza. Ho notato che c'è davvero un'attenzione molto forte su questo tema e sul rilancio di questi settori, quindi noi non possiamo che essere felici di quello che sta accadendo, siamo convinti che la strada è quella giusta, chiaramente siamo ancora su una salita molto ripida perché le cose da fare sono tante, ma siamo certi, insomma, che nell'arco di un tempo abbastanza breve scollineremo e tutto andrà, insomma, molto meglio.